Tempo di tornare indietro, dobbiamo riconsegnare un po' di cose. Wow. Avrei preferito l'avessi tradita, almeno avremmo potuto convincerla a tornare indietro. Sarà una brutta notizia per lei. Eccoci qui, Gelone. Non ho buone notizie. Ho trovato la nave. Quindi? Dimmi dove sono. Dov'è la mia Ghike? Io non so proprio come dirtelo. Porca puttana! Zeus metterebbe incinta tutta Atene nel tempo che impieghi a dire qualsiasi cosa. Dove Diavolo. sono? Sono morti. Sono tutti morti, va bene? E anche la tua nave è andata. Oh, la mia Ghike. Ho trovato solo il suo bracciale. Ghike. Suppongo di non avere più il titolo di capitano. Non esistono capitani senza navi. È un problema. Ma per quanto tu sia estremamente diretta, mi stai anche simpatica, quindi ti do un modo di ricominciare. Ti offro un posto nel mio equipaggio. Non sarà come riavere la tua nave, ma farai parte di una famiglia. Beh, preferisco solcare i mari che starmene qui tra questi idioti bigotti. Affare fatto. Starò con voi almeno per un po'. D'accordo. Beh, dov'è la tua barca? Nave. Si chiama Adrestia. Come vuoi, capitano. Così, non ti fa venire in mente cose strane riguardo a chi è capitano, eh? Attenzione. Allora, adesso abbiamo anche tipo Tecton, no? Che davvero, cioè, nel senso, adesso ce lo teniamo, ma anche no. È bruttino proprio. Sia uno che l'altro sono ridicoli. Comunque lei fa 4% corazzanave come lui. Ok. Per ora assegniamoli tutti, anche se appunto non abbiamo grossi problemi perché, come ho detto nel piccolo video con 13.5, che nel caso dovreste andarvi a recuperare, il grinding legato alla nave è eccessivo per i miei gusti. E particolarmente tedioso. Ora, abbiamo anche da riconsegnare qui un qualcosa di abbastanza importante, se non erro. Oh, non volevo farmi un bagno, ma... Ok. Qui dietro. Alexios, non ti incantare, grazie. Oh, le cose più semplici come un po' di sano parkour sembrano così complicate. E qui le persone chiacchierano davvero ad alta voce. Fabbro, ci siamo già passati. Grazie. No, no, non arrampichiamoci sulle statue in mezzo alla gente, cortesemente. La libertà, grazie. E abbiamo fatto 10.000 punti esperienza? Non mi ricordo vagamente che cosa fosse, ma ok, grazie. Apprezzo moltissimo. Missioni? A parte queste generiche, una cognata pensione in Focide. E ci basta tornare indietro, ok. Un vecchio mercenario di Cefalonia. Sì, è qui al porto. No, non è vero perché adesso è lontanissimo. Ma io vorrei prima andare a fare il principe di Persia. Che è molto lontano. Ma idealmente ci andremmo con la nave, anche se adesso non lo faremo perché dovrebbero esserci delle soluzioni più rapide. Spero. Esattamente sì. Ok. Hai Eccoci qui. qualche dracma? Tecnicamente sì, ma non so se voglio farne a meno. Ehi, tu, dall'animo gentile, aiuteresti un vecchio a placare la fame? Tu mi sembri esprimerti molto meglio di un normale senza tetto. O eri qualcuno o sei tuttora qualcuno. Dal nome della... Diciamo della nota che ho visto affissa che mi ha spinto a venire qui, immagino che tu sia qualcuno.
Non so. Anche tu sembri gentile, è vero, lo sembra, ma... Serve più a te che a me. Tieni, prendi. Un dono generoso. Grazie. Come ti chiami? Araldo di Zeus. Akazeus. No, sono Alexios. Sono Alexios. E tu? Sono un semplice mendicante. Vengo dalla Persia per vedere la bellezza del mondo greco. So fare molte cose, persiano, ma non posso ridarti la testa. Oh, quello no. E non voglio che tu lo faccia. La cecità è un fardello che gli dèi mi hanno riservato e lo porterò. E quindi? Vorrei che tu fossi i miei occhi. Quando ero un ragazzo, un ateniese mi raccontò le storie più belle delle vostre terre. Vorrei sentirle di nuovo. Andresti nei luoghi che io non posso vedere e torneresti a raccontarmi le tue avventure. Potrebbe essere interessante, anche se davvero la mia abilità nel raccontare, nell'essere creativo, narrativo, poetico, ma perfino prosaico, scarseggiano. Lo dico subito. Non sono molto abile a raccontare storie, ma sarò i tuoi occhi. Sapevo che c'era gentilezza in te. Hai reso felice questo vecchio persiano. Aspetta a ringraziarmi. Dimmi, quali luoghi vorresti conoscere? Ah, i miei racconti preferiti riguardavano l'Acrocorinto, le statue di Zeus e Atena, il trespolo dell'uccello corazzato in Arcadia e ovviamente il misterioso monte Taigeto. Ci stai facendo viaggiare parecchio. E i vari dove sono immagino che lo scopriremo. Per un istante abbiamo avuto un sorriso davvero creepy. Nel caso ve lo foste perso, vi consiglio di andarlo a riguardare. Tornerò presto. Tornerò con delle storie per te. Appena avrai visto uno di questi luoghi, ti prego, ritorna. Questo papiro è vecchissimo. Che sia stato scritto da Temistocle. Allora, mi sono già sincronizzato con una delle località, quindi posso già riparlare con lui? Ah, ti ho sentito arrivare. Salute a te. No. Ok. Tornerò con delle storie per te. Appena avrai visto uno. Quindi, esattamente, cosa mi è... Perché mi è apparso? Ah, beh sì, perché prima ho scoperto un mercenario che era qui di passaggio. Mazza quanto è basso e quanto è vecchio. Missioni. Quindi, la statua di Atena è in Attica, la Corinto è in Corinzia, in Arcadia, e il belvedere di Taigeto è in Laconia. Quindi sono questi luoghi. Beh, prima o poi ci sincronizzeremo con tutti. Con il giusto tempo. Quindi, tornando alle missioni. Abbiamo da ritornare da Fozio. E poi niente di che. Dov'è la cerpa? Non ho idea di dove sia la cerpa. La cerpa si trova sulle isole di Apantis. Si aggira sull'isola di Eubea, al centro di Capo Artemisio. È stata vista in una palude. Ah, tocca trovarla. Eubea, eccola qua. È all'altro capo del mondo. Detto tutte queste sono zone dove noi potremmo anche andare perché sono alla nostra portata. Ma toccherà fare un po' di strade, ci dovrebbe essere un qualche motivo per andarci. Se non ci sarà, sarà un'esplorazione che faremo in un altro momento. Quindi, fino a quel momento, semplicemente torniamo... Dov'era? Da Fozio. E poi andremo alla verità verrà a galla. E lo speriamo vivamente. Non potrei sempre chiamarmi Mollusco. Buone notizie, ho trovato gli zaffiri. Dovrei chiederti perché c'è del sangue? No. I sacerdoti non erano dei bravi ladri. Dicevi che l'avresti fatto gratis, ma sappiamo entrambi che era una stronzata. Tieni, accettalo. Ma... Caire, vecchio mio. Una volta che l'ho detto, in teoria lo intendo. Ma ok, grazie.
Ecco un ninnolo della tesoreria. Non se ne accorgerà nessuno. Speriamo di no. Non metterai un altro mercenario alle mie calcagna. Addio, Fozio. Se rivedi quella canaglia di Marco, digli che pretendi il salario minimo. Battutona. Abbiamo sbloccato un'incisione. Ah, per il livello. Ok, i livelli fioccano. Allora, oltre all'incisione del veleno che ci interessa, ma non ci interessa così tanto. Le cose che davvero vorrei potenziare non sono potenziabili. Quindi, dovendo pensare a qualcos'altro adesso, più che... Vabbè che è talmente pochi soldi che potrei anche riprendere, solo che poi è più la noia di ricordarmi cosa. Tipo qui una passiva semplice di aumentare l'armatura non ci farebbe mai male. Ma vorrei le frecce speciali. Frecce paralizzanti per tutti i bestiali a ucciderli. Forse da qua che si ottengono altre frecce speciali. Poi ecco, poi fa le incendiarie e le avvelenate. Oh, così poi inizieremo a fare qualcosa con l'arco. Tiro multiplo. E iniziamo ad andare di qua. Crea le frecce nell'inventario. Allora, vediamo un attimo. Inventario, frecce. Possiamo fare frecce paralizzanti adesso, che richiedono materiali in più, che si chiedono anche le pelli. Meno danni, ma sono in grado di stordire un bersaglio. Ora, la domanda è... quando uso un arco, no? Come faccio a selezionare una freccia piuttosto che un'altra? Fatemi capire. Non vorrei farlo davanti a tutte queste persone, però. Oh, non volevo fare l'esplosione. Il tasto G. Ok. Perfetto. Ora, detto questo, abbiamo una cosa un pizzico più importante. Cosa mi ha dato lui? Un'armatura livello 15, poco interessante. Ci farà un secondo Temistocle, ok. Non è neanche lontano. Andiamo e vediamo di capirci qualcosa, perché... il mistero è abbastanza fitto. Nostra madre, la setta, che ha già dimenticato esattamente il nome della setta, ma questo non dovrebbe stupire nessuno. Il bersaglio è vicino, sì, ma noi già sapevamo che lì c'era. All'interno. Finalmente avrò delle risposte. E tutti quei gladiatori? Chi sono? Ci sta Classro Liracondo e Procopio la montagna. E ce n'era anche un'altra, il Radamanto e il Selvaggio. Sono tre creature di 15° livello. Tutti qua. E saranno aggressivi o no? Nel dubbio immagino di sì. Quindi prendiamola con calma. Abbiamo le frecce vere. Ok. La pizza è davvero ben protetta. Quindi è considerata una protezione quella. Ma sappiamo che è quasi tenuta in ostaggio più che protetta. Ha un leone quel simpaticone. L'altro non mi ha ancora visto, ma... mi ha visto il leone. Diavolo. Aia.
preso. Che non mi hanno visto. Incredibile, ma vero. Ma questo ci dà un'occasione. Non abbiamo ancora finito. Oh, invece forse sì. Con te è stato piuttosto rapido, anzi. Eri molto meno potente per quanto riguarda la tua, beh, costituzione quantomeno. Il terzo mercenario è già all'interno? Sì. E lui siamo obbligati a affrontarlo direttamente, credo. Non è esattamente quello che avrei voluto sentire. Oh, guardie! Non sono qui per farti del male. Cerco solo risposte. La pizia è un sacro strumento degli dei. La gente viene da tutto il mondo per le mie risposte. Ma nessuno oserebbe irrompere in casa mia. L'ira di Apollo sarà rapida e crudele. Guardie! Non voglio essere aggressivo con lei, temo che non mi direbbe più nulla. Sto cercando la mia famiglia. E ovunque io vada, trovo menzogne o qualcuno che cerca di uccidermi. Tu sei l'unica che può darmi delle risposte. Ma mi uccideranno se lo faccio. Non se li trovo prima io. Aiutami, e non ti succederà niente, te lo prometto. Va bene, ma fai in fretta. Più resti qui, più rischiamo entrambi la vita. Ok. Che cos'è la setta di Cosmos? Sono gli occhi che vedono senza essere visti. Basta con gli enigmi. Voglio dei nomi. Non lo so, lo giuro. Si nascondono dietro a maschere e veli. Perché lavori per la setta? Non ho altra scelta. Perciò, tutte quelle profezie degli dei, tutte quelle persone, sei pagata per ingannare tutti. I più fanno domande sull'amore o sulla morte. Dico loro quello che vogliono sentirsi dire. Ma se qualcuno chiede della guerra o di politica, sono ben pagata per dire quello che vuole la setta. Tattico, eh? Hai detto che ero nelle tue visioni. Che cosa hai visto? C'è un manufatto sotto il tempio di Apollo. Rivela quello che solo gli dei dovrebbero sapere. Mi hai chiamato bambino della montagna. La setta cerca un bambino spartano sopravvissuto a una terribile caduta dal monte Taigeto. Il manufatto ha rivelato che quel bambino sei tu. Che diavolo di manufatto? Hai l'opportunità di fare la cosa giusta. Dimmi dove si trova la setta. Secondo me fa una brutta fine la signora. Dimmi dove si trovano, o andremo a cercarli insieme. Sotto il tempio di Apollo c'è una stanza antica. Credo che si incontrino lì. Ma senza la loro maschera o il loro mantello, non riuscirai a entrare. Ho entrambi. Dove posso trovare quei mantelli e quelle maschere? Non l'avevo già, c'è un scusami. Uomo che ogni tanto viene da me. Si assicura che io venga trattata bene. Ho la casa più grande della Cora di Delfi. Eppure continua a offrirmi dracme per il disturbo. Mi mette i brividi. Come si chiama? El Penore. E infatti El Penore fa parte della setta. L'abbiamo già trovato tutto. Non ne sono sicura, ma se così fosse, avrebbe certamente ciò che cerchi. Ho spedito El Penore nell'aldilà. E infatti sapevo che la maschera che ho tirato via dal suo cadavere sarebbe stata utile. Che Apollo ti protegga. Ma il fatto che stesse nella setta era ormai palese. Quello che ci ha stupito, che è la cosa particolare, ma ci manca. Devo riferire a Erodoto quello che la pizia mi ha detto della setta. Forse avrà qualche idea. Allora, oh, adesso il mercenario è uscito fuori. Non so perché era sparito prima. Beh, è giusto ucciderlo comunque. Ti unirai a me nella morte. Oh.
Voilà! Tu sei soltanto morto. Io no. Detto questo, il punto di ritrovo è proprio qua dietro. Ma stavo per dire, appunto, no, nell'inventario abbiamo qui abito cerimoniale della setta di Cosmos. Esattamente quello che ci serviva. Mercenari, abbiamo un bel po' di scoperte. Procopio la montagna, che poi purtroppo spariscono, ci sono pochi slot per loro. Claso Liracondo aveva solo dei punti a favore, in teoria. Come lui era debole contro danni a distanza. Non sto guardando molto le loro schede. Forse dovrei badarci un pizzico di più. Qui stiamo scoprendo dei ranghi invece decisamente superiori al nostro. Rango 1 è misterioso e enorme lui. Abbiamo visto già la seconda più forte in giro, interessantemente. Allora? Che ti ha detto la pizia? La setta di Cosmos mi cerca. Ma ho intenzione di trovarli prima io. Dice che si trovano in una stanza segreta sotto il tempio di Apollo. Allora è tutto vero. Se la setta ha fatto una cosa, è stato ingannare questo vecchio. Ho già ucciso uno di loro, è il Penore, un bastardo che ho incontrato a Cefalonia. Entrerò nella stanza con la sua maschera e il suo mantello. E così sono sotto il tempio di Apollo. Sì, vicino alla grotta di Gaia. Dovrei conoscere il posto. Trovalo, ci vediamo lì. Bene, sono molto semplice. Ora, sperando che funzioni anche in modo semplice. Dove diavolo dobbiamo andare? La tana del serpente, di nuovo? Pare che sia vicino però. E direi di andare direttamente. Quindi questa è la camera segreta. Davvero ben nascosta. Beh, oddio. Proprio nascosta no, ci sono serpenti ovunque. E il fatto è che anche altre statue che ho visto con intorno ai serpenti. Dovrei iniziare a preoccupare, credo. Bene, ci siamo. La stanza segreta della setta è qui, è sempre stata qui. Entro. Posso lasciarti i miei vestiti? È meglio se lasci qui anche le tue armi. Non credo le vedranno di buon occhio. Questa cosa non mi piace. Che cosa ne dici? Terrificante. Già. Bene. Torna da me quando avrai scoperto la verità. Mi raccomando, sangue freddo. Non fare niente di avventato. Ah, lo dici a me? Io? Avventato? Quando mai? Ok. Oh, diavolo. Non ci possiamo cambiare, ovviamente. E non possiamo andare furtivi. Beh, ci siamo camuffati. Ho pensato che questi ridicoli costumi fossero una buona idea. Quindi, essendo noi camuffati, come fossimo furtivi, ma alla luce delle torce, non del sole, perché qui il sole non batte, ma... Questo è un altro discorso. Però nulla mi impedirà di rubare. Oh diavolo. Forse loro potevano impedirmelo. Beh, potrebbe essere strano vedere che io stia fermo qua, quindi. Sei molto in ritardo. Per fortuna Deimos non è ancora arrivata. Chiedo parlano scusa, per nome. È la mia prima volta. Una nuova recluta? Ti do il benvenuto. Non voglio fare troppe domande, ma... Ci sono molte persone qui. Tutti condividono i nostri ideali. Bene. Siamo qui per valutare la direzione presa dalla setta dall'ultima riunione. È passato molto tempo.
Che quello è proprio qualcosa di... E da dove arrivano tutti? Particolare. Vengono via terra e via mare. Ci riuniamo come una comunità. Qui non ci sono guerre, non esistono fazioni. Hai menzionato qualcuno. Deimos. Chi è? Imparerai a conoscerla molto presto. È la nostra guida. Di certo crede di esserlo, ma no, è la nostra arma. Lei è difficile, ma svolge un ruolo importante per noi. Non invidio per nulla la sua posizione. Tutto questo mi perplime. Vado a parlare con gli altri. Grazie. Sì, sì, prima che arrivi Deimos. Chissà se riuscirai a parlare dopo. Qual è il piano della setta? Ok, bisogna scoprirlo. Non ci resta che fare due chiacchiere, però prima... Diavolo, avrebbe voglia di toccarlo. Forse non però... Dimentica la madre, è inutile. Io ti ascolto. Ma stai sbagliando. Ora dobbiamo cercare il padre. Parlano di me? Cioè... Continuo a dubitare. Tu, ci serve una terza opinione. Perché dividere le risorse in cerca di una donna che non si trova? Se concentriamo gli sforzi, Atene sarà nostra. Dobbiamo eliminare i pericoli imminenti. Dobbiamo annientare Pericle. Non senza la madre. Non siamo abbastanza forti senza di lei. Non farti sentire da Deimos. Piuttosto, dovremmo dare la caccia al padre. Io sento che stiano parlando Sappiamo di me. Sappiamo chi è la madre. Metterci a cercare il padre sarebbe uno spreco di risorse. Che dici? Dare la caccia alla madre della campionessa o a suo padre? Della campionessa. Oh. Beh, io sto cercando mia madre, quindi... Ma da mia madre voglio sapere poi chi è mio padre. E loro non sanno chi è il padre. Potrei sfruttarli per sapere delle informazioni sulla madre e poi però precederli. Anche se è molto rischioso. Alla madre. Ha ragione. Concentriamoci sulle priorità. Presto, Pericle innalzerà le difese e avremo perso la nostra opportunità. Ora, se volete scusarmi. Mi serviranno altre informazioni per identificare questi membri della setta. Bella maschera. Ah, barbaro. Per ora è solo sangue, ma chissà, in futuro Deimos potrebbe pretendere la nostra carne. Tocca farlo anche a me con il... Su, forza! Fai la tua offerta! Oh, diavolo. È meglio non farsi... vedere incerti. Non dobbiamo perdere di vista quello che la stirpe farà per noi. La stirpe? La madre, il padre, il fratello, i suoi consanguinei, ci servono tutti. Per usarli? Naturalmente questa informazione non è per Deimos. Sai quant'è irascibile. Ci farebbe pentire di averlo pensato. Non mi sfuggirà nemmeno una parola. Bene. E nessuno deve sapere che stiamo per catturare sua madre. Ah, diavolo. Sai dove si trova? No, ma presto lo scopriremo, fidati. È il prossimo bersaglio della setta. Cosa ne faremo di lei? Fossi in te abbasserei la voce. Sappi solo che verrebbe usata a dovere, a meno che non sia incontrollabile. Qui mi pare che non stiamo più parlando di mia madre, eh? Qui c'è qualcosa di più alto. Parlami di Deimos. Lei ci ha mostrato quello che sappiamo. Per la setta è uno strumento, un'arma. Non possiamo fidarci di qualcuno di così instabile per delle informazioni personali. Devo andare. Alle nostre ambizioni. Alle ambizioni. Qui c'è qualcuno di anziano. Ci dobbiamo allontanare dal circolo, direi.
Abbiamo qualche altra informazione qua giù? Sì, l'abbiamo. Lettere da e per la setta. Per gli dei. Hanno contatti in tutto il mondo greco. Sono una minaccia più grande di quanto pensassi. E questo non ci dovrebbe stupire adesso. Era abbastanza palese che si trattasse di una setta molto importante. Ora, è strano che nessuno ci dica niente per il fatto che noi si stia allontanando in giro, ma... Che dire, meglio così, immagino. Qui succede qualcosa. Datti un contegno, Malaka. Sei un cazzo di maiale pronto per il macello. Lo farò, giuro. Lo ucciderò. Lasciami andare. Ti piace guardare, eh? Non stare con le mani in mano. Dai una lezione a questo miserabile insolente. Lo merita davvero. Che cazzo importa? Si fa quello che dico io. Non sono ammesse domande. Non ce l'ho fatta. Ma non ho paura. Non più. Se non riesci a uccidere un cazzo di artista, cosa farai? Artista? Quando ti ordinerò di uccidere un arconte? Lo farò. Lo farò. Ucciderò Fidia. Ha fatto un nome? No, di questo non mi macchierò. Sei un innocente. Io non voglio. Beh, devi volerlo, cazzo! Perché lo dico io! Prendi! No, non ci penso neanche. Dai al codardo un'altra possibilità. Di che ti ha sorriso, fortunato bastardo. Per stavolta la tua pelle è salva. Oh diavolo, quanto ho rischiato. Mi avrebbe ucciso. È pazzo. Grazie. Staglia alla larga. Lo farò. Ma ha ragione. Andrò dritto ad Atene e non fallirò. Mai più. Ucciderò Fidia. Forse va oltre le tue possibilità, ma... Strana sensazione. Verso la piramide. È coperta di pietre, simili a quella di Atene. Tu! Hanno visto qualcuno entrare in casa tua. Le guardie fuori sono state uccise. Dimmi con chi hai parlato o ti spacco quel bel pancino. E potrebbe fare il nostro nome, ovviamente, la pizia. Mi ha costretto. Pensavo volesse uccidermi. Lui? Sarò io a ucciderti. Che cosa gli hai detto? Oh, diavolo. E non posso neanche salvarla in alcun modo. Prima che ti dia un vero motivo per piangere. Non posso farci nulla, purtroppo. Odio questa cosa. Vorrei poter fare qualcosa. Ma se mi rivelo adesso, sarà stato tutto inutile. Esatto. Tristemente vero. Che diavolo succederà? Ah, avevi l'ultimo pezzo. Adesso è pronta. Ogni volta che la vedo, mi attira a sé e canta. Parla di potere. Chiama anche te, come fa con me. Direi di sì. Sì, lo fa. Che cosa fai? Sei impazzito? No,
La grande guerriera non è nemmeno arrivata. Datti un contegno e tieni a freno la lingua, idiota. Mostra rispetto per la stirpe. Stai calma, donna. Che sia nostra sorella quella, scusate. Mi sto perdendo qualcosa? E il Penor è no, morto. Deimos. Uno di voi è un traditore. Il Manufà. Adesso mi rivelerà chi. Wow! Ognuno di voi verrà messo alla prova. Tu sei il primo. Vai. Immagino sia una brutta situazione. Vai. Che rapporto ha lei con questo artefatto? Lei è nostra sorella. Cassandra. Chi sei tu? Vai. Brutta situazione. Tu. Vieni qui. Ok. Ha direttamente finto che fosse quello dopo. Violenta la ragazza. Molto violenta la ragazza. Diavolo, non me l'aspettavo. Andiamo in giro così abbigliati? Ah, sei vivo. Conoscono me, la mia famiglia. Vogliono uccidere mia madre. Capisco. È peggio di quanto pensassi. E non è tutto. Hanno un'arma. Che tipo di arma? Una guerriera più forte e feroce di qualunque altra. Erodoto è mia sorella. Che sia il destino? Torniamo ad Atene. Atene. Dobbiamo trovare mia madre. I miei vestiti. La lancia. Certo. La lancia.
Non ce l'ha rubata, vero? Ok. La setta di Cosmos chiama mia sorella Deimos. Ha usato un manufatto per vedere i miei ricordi. Alexios, sai l'uomo che servo? Dobbiamo spiegargli cosa succede prima che sia troppo tardi. Hai mai sentito nominare Pericles? Oh, lo vogliono uccidere. Pericle è il re del popolo libero di Atene. Re? Atene non ha un re. È Pericle a servire il popolo, non il contrario. Servire il popolo? Hai ragione, non sembra proprio un re. Risparmiati i dubbi. Lui vuole porre fine alla guerra, come tutti noi. Dobbiamo avvertirlo di ogni possibile forza in grado di ostacolarlo. Andiamo. In questo momento potresti andarci tu. Io dovrei cercare mia madre. Ad Atene danno la caccia alla mia famiglia, a mia madre. Devo trovarla. Hai la lama di Leonida. Comportati come lui. Se Pericle non metterà fine a questa guerra, moriremo tutti, compresa tua madre. Chi se ne importa della tua guerra? La setta vuole sterminare la mia famiglia. Hai un dovere verso il mondo greco. Entrambi ce l'abbiamo. Pericle deve essere avvertito. E mia madre? Che cosa dovrei fare? Se c'è un luogo dove troveremo informazioni su tua madre, è ad Atene. Comodo per te dirlo. Pericle si circonda delle menti più brillanti di Atene. E quindi del mondo intero. Ad Atene potrai compiere il tuo dovere verso la tua famiglia. Ma prima di andare, dobbiamo incontrarci al leone di Leonida alle Termopili. Leonida? Perché? C'è una cosa che devo scoprire. Potrebbe aiutarci a sconfiggere la setta e a salvare tua madre. Hai dimostrato che posso fidarmi di te. Ma facciamo in fretta, Eroto. Prima le Termopili, poi andremo ad Atene. Farò in modo che ogni singolo membro della setta muoia per mano mia. Magari escludendo mia sorella? Setta di Cosmos. Setta di Cosmos è un'organizzazione segreta formata da persone potenti che mirano a controllare il mondo. Cerca indizi in giro per la Grecia per rivelare l'identità dei membri della setta ed eliminarli una volta per tutte. C'è un menu della setta? Usa nuovi indizi nel menu setta per rivelare l'identità dei membri, scovarli ed eliminare la setta di Cosmos. Sì. Dalla caccia a tutti gli anziani per rivelare lo spettro? Lei... pronto per essere rivelato. La setta non è nulla senza di me. Persino gli dèi fuggono al mio cospetto. Inginocchiati o muori. Livello 35 la sorella, eh? Questa anziana è una spia... Indizi trovati 1 di 5. Sarebbe stato bello avere più indizi. Gli schiavi ti comprendono meglio quando incidi le tue regole sul loro cranio. Questo è quel violento, probabilmente. Questo era il mercenario che già abbiamo sconfitto. E il Penore, ovviamente. Cosmos esige di conoscere i segreti nascosti nel cuore degli uomini. Per questo lo strappo alle mie vittime. Interessante anche questo. Ok,
che serve la democrazia quando le dracme dominano il mondo? Remida? Quanto vale una vita senza migliaia di altre che dipendono da essa? Parecchio, tecnicamente. Qui stiamo vedendo molti livelli dal basso. Ho passato 20 anni in mare per poi scoprire che la mia casa era la setta. Governiamo con il caos e distruggiamo i nostri oppositori. La battaglia sarà finita solo quando sarò l'ultimo a restare in piedi. Ci sono parecchi guerrieri in realtà in tutto ciò. Il caos è la nostra ok forza. Il ragazzone qui è bello tosto. Bene, mano a mano scopriremo cose. Alcuni di loro sono già abbastanza prossimi alla nostra posizione. Eccoli qui. Ok. Interessante davvero. Qui sono le ricompense dei set. Dalle ombre. Diavolo. Parla con Erodoto dalle Termopili. Questo è quello che davvero al momento riusciamo a fare. Per il resto ci vorrà del tempo. È tempo di andare. Prima delle Termopili potrebbe essere interessante almeno fare qualcosa di concreto, però. Dov'è la signora Tana d'Orso? Questa era una tana da orso, credo. Esatto. Huh. Pesa. Conferma l'uccisione? Volentieri. Rivelare i membri della setta. Con gli indizi che hai raccolto puoi rivelare l'identità di un membro della setta. Dopo averlo fatto, scova i membri della setta sulla mappa. Ogni volta che elimini un membro della setta ottieni indizi per rivelare l'identità dei membri più potenti. Quindi si parte dal basso. Noi abbiamo eliminato... Che diavolo era? Già me la sono persa. Abbiamo rivelato un anziano? No, abbiamo avuto un indizio su un anziano. Livello 50, direi. E nient'altro. Ok, era soltanto un indizio, ma... È meglio di niente. Abbiamo eliminato lei, Zoisme. Ok. Huh. Ce n'è di strada da portare avanti a forza di massacri. Danni da guerriero. Neanche ci piace così tanto. Ma è un inizio. Ed ora alle Termopili. Phobos non è disponibile, però. Il ragazzo è impegnato.